Non ha tardato ad arrivare la replica del sindaco Pippo Midili dopo il polverone alzato in un comunicato da Adesso Milazzo sulla nomina degli esperti che dovranno affiancare l'amministrazione comunale contribuendo a rafforzare le sinergie con altre istituzioni per pianificare interventi che consentono di sviluppare un rilancio delle attività economiche, delle imprese locali e del comprensorio, favorendo la promozione del turismo e dell'offerta produttiva della città. Ritengo che il comunicato di Adesso Milazzo apra una pagina della politica che è alquanto sconcertante, perché chi collabora con il sindaco, chi è esperto del sindaco, per legge regionale deve rappresentare una parte politica. È evidente che un sindaco che ha avuto l'appoggio alla propria programmazione, alle proprie attività da persone che hanno deciso di spendersi da questo punto di vista, abbiano l'opportunità adesso di poterlo collaborare nella realizzazione di quello che è il programma. Io eviterei di entrare nel merito delle qualifiche professionali, perché non credo che in Adesso Milazzo ci siano persone talmente tanto predisposte e preparate per poter giudicare chi ancora non ha neanche iniziato a lavorare. Per carità, è un loro diritto buttarla in politica. Entrare sul personale credo che invece non sia un buon atteggiamento. Quando si parla di costruire un percorso politico nel quale il confronto deve essere alla base, credo che si inizi da tutt'altro modo di agire. Non ho letto assolutamente nulla nei 5 anni precedenti sull'operato dell'amministrazione che ci ha lasciato, soprattutto nei giorni passati, quando un bilancio ha consacrato che il Comune non aveva assolutamente nulla in cassa, così come era stato invece propagandato in campagna elettorale. È la stessa parrocchia, sono le stesse persone che per 5 anni hanno avallato la precedente amministrazione e che adesso giudicano malamente, prima ancora di iniziare, l'operato di persone che mi collaboreranno, non solo perché la legge lo consente, ma perché hanno le capacità e la professionalità per poterlo fare. E io di questo sono assolutamente orgoglioso. D'altra parte rispondo alla città e non soltanto ad Adesso Milazzo, che è una piccola parte della nostra realtà nella quale, per carità, ognuno è libero di esprimersi, ma evitando i commenti ed i giudizi personali, che sono la cosa peggiore che possa esistere in politica. Noi siamo altra roba. Nei giorni scorsi sono stati nominati Gaetano Nani, che negli anni ha occupato il ruolo di assessore e consigliere comunale e dovrà interessarsi della programmazione al fine di portare avanti quell'attività finalizzata all'accesso a fonti di finanziamento nazionale, regionale e comunitario. Il dottor Antonino Giardina Papa per i servizi sociali, Rosa Agustina Siracusa per le politiche giovanili e associazioni comunali, Maria Lamalfa per la statistica, Giuseppe Abriano per l'organizzazione di eventi enogastronomici e incremento turistico e Giovanni Gambuzza per la promozione turistica.